Salve ragazzi, bentornati, benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot e benvenuti nell'inizio di tutte le TOTS Player Review della Serie A. TOTS e non, come potete vedere, anche le SVG che usciranno in questa settimana di TOTS Serie A. Però prima di iniziare questo video, vorrei che lasciaste un bel mi piace, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina. E qui in descrizione troverete link ai nostri social, con i Facebook, Instagram, gruppo Telegram e canale Twitch. Non avete ancora acquistato una maglia della nazionale italiana? Ragazzi, affrettatevi! Se volete ottimi prezzi, 11calcio-it.com. Trovate il link codice coupon qui in descrizione. Avrete le maglie del portiere, la prima maglia, la seconda maglia, maniche lunghe, maniche corte, maniche lunghe, pantaloncini, calzettoni, personalizzazione, nome e numero anche a vostra scelta, patch europeo. Ragazzi, tutto quello che volete, tutto quello che volete, trovate il link codice coupon qui in descrizione. Lockman con questa palla ce lo scarico. Renato, che intervento, signori, bello, pulito. Lookman da questa palla per Vlahovic, che si vuole inserire dalla distanza. Vlahovic, Lookman, trascinamento di Sola dalla distanza, proviamo il tiro dalla distanza, buonissimo devo dire. Lookman con la testa non è il massimo. Ancora lui, l'eroe della finale di Europa League. Come nella finale, dalla distanza, incredibile. Ancora lui, Ademola. Non lo prende nessuno, non lo prende nessuno, è infermabile il tiro. Madonna mia, cos'è uscito? Che tiro è uscito, signori? Palla lunga per Lookman, ancora lui, Lookman è infermabile, Lookman. Lookman poteva andare bene di testa, invece no. Dove cazzo te ne vai? Meno male che hai recuperato un po' Smalling, va. Squadra molto lunga. C'è l'inserimento di Lookman, il tiro di Mancino, mamma mia, che bel. Dorme in piedi così, e Lookman, Lookman. Ti punisce di destra, di sinistra, 5 di skill, 5 di piede debole. Tutto 5, tutto 5. Infermabile, ehi, a dove vai, dove vai? Ancora lui, veramente dappertutto nel campo. E niente. Renatino, bel passaggino per Lookman. Che poi, vabbè, lasciamo stare. Vala di Vlahovic per Lookman. Vediamo il tiro di precisione. Eppure questo c'ha. Lookman dalla distanza. Come i tre gol che ha fatto in finale di Europa League. Di precisione, di Mancino, e che altro ha fatto? E quello, due di Mancino, di precisione, insomma, tutto. Ancora, mamma mia, ma come veloce, come si inserisce? Vediamo se scarta anche il portiere. Mamma mia, questo si scarta tutti quanti, senza pietà proprio, senza pietà. Uè, Mordino, come va? Tutto bene, Mordino, qua stiamo provando. Palla per Renatino Sanchez, il tiro dalla distanza, niente. Poi riprende Vlahovic per Lookman, il tiro, Lookman fermato. Ehi, Renatino, che bravo. Sbaglia pure il passaggio. Renatino, vuole il tiro? Non so, un po' forzato. Vai Renatino, piglialo, piglialo tu, piglia tutti quanti, piglia tutti qua. Madonna mia, piglialo. Madonna mia. Piglialo, piglialo, madonna mia, come l'ha pigliato. E poi ha sbagliato. E piglialo, no? No. Bravissimo, Chris. Ehi, ehi, mamma mia, bravo Smalling. Madonna mia, questo qui quando parte non lo prende più nessuno. Ademola, Lookman, madonna mia. Sanchez, la sassata, madonna di poco. Bravo Chris Smalling. Vai, ma dai, Cristo santo, Smalling. Ah, mo sì che si ragiona. Che cazzo come ne esce Smalling? Renato Sanchez? Mamma mia, peccato. Balla, bella palla per Lookman. Che? Si mantiene in gioco? Lookman! Bastardi che spostate il portiere, bastardi! Renato Sanchez di testa, per Smalling? Attenzione, oh. Ancora Lookman. Lookman se l'allunga benissimo. Passa davanti a tutta. Lì è impossibile segnare. Vabbè, ci ho provato.
Bella, madonna mia. Spostalo di nuovo il portiere. Bastard, figli da put... Ma che mi ingazzo come una bestia di Satana. Lookman, si gira, si tira, si tira, si gira, si gira, si tira. Tutti questi che state vedendo qui li porterò tutti. Però partiamo dai primi tre. Sono Smalling, Renato Sanchez e Lookman. Smalling, beh. Onestamente non è male. Ma dopo che io ho provato in squadra comunque un bisec, dopo che provo un difensore centrale del genere, insomma altri sembrano un po' scarsini. Infatti lui ha qualcosa in meno, decisamente in meno rispetto a un bisec trovato in un pacchetto, 4 partite, 4 di piede debole, work rate adatto, molto alto. Velocità equilibrata, mi piace questa cosa. La fase difensiva è interessante, volevo qualche intercettazione in più. Anche forse un filino di aggressività in più non sarebbe affatto dispiaciuta, onestamente parlando. La resistenza può andare bene, a volte non tiene benissimo la posizione, non mi sembra veramente molto automatico. Peccato, sul colpo di testa adesso siamo nella media, più o meno medio-alta, complesso va bene. Molto reattivo, molto freddo, va bene, a volte fa quei recuperi particolari. E come avete visto anche prima, ci sono altre opinioni, un po' più live, che alcune sono state anche confermate. Mastino, scivolata e aereo come plus, il razzetto che non fa mai male. Come indice di vulnerabilità da 1 a 3, 2.5 tranquillo con la Roma, che è anche Dybala, Toz. Alternative nella Serie A, ovviamente Bissek, poi c'è anche Calafiori, che ho provato. Poi ci dovrebbe essere Bremer, mi pare, se non erro anche, ragazzi. Il prezzo si aggira sui 40, 50, aspetta che vi dico, 50.000, credo, è meno altissimo, ma probabilmente scenderà tranquillamente. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per Smalling, 7 meno meno. Veniamo a Renato Sanchez, non è il centrocampista più forte al mondo, mi aspettavo qualcosina in più, pecca sotto certi aspetti. Allora, nel complesso va benissimo, nel senso è equilibratissimo, fase difensiva, fase di recupero, fase di spostamento palla, equilibratissimo. Non ha quella qualità che echeggia, 4 di skill, 4 di piede, insomma, è quel centrocampista che è un ex Toz, che va bene per fare un po' di tutto. Quindi magari se lo mettete come mediano, non ci sta perché non ha il ruolo, fa fare l'esterno destro, ruolo che non c'entra assolutamente a nulla. Lui è buono metterlo o come mezzala in un 4-3-3 oppure anche questo a 2. Magari singolo potrebbe soffrire un po' certe carenze, magari appunto in certi contrasti, in certe fasi un po' di resistenza che comunque è buona ma non è elevatissima. Un po' così nel tiro, mi sa che non ho mai segnato con lui, cioè arriva anche al tiro però poi sbaglia un po', e nel complesso è anche bravo nel tiro, insomma bravo un po' in tutto ma non eccelle in niente. Se di gioco plus abbiamo il passaggio lungo, l'affronta, il tecnico, vedete, ha un po' di tutto ma non ha niente di eccezionale, magari proprio il passaggio è quello un po' più interessante, ma anche qui... Anche il dribbling, vedete, ha queste stats, però non lo so, non mi sembrava estremamente agile. Bravo, bravissimo, però mi mancava sempre qualcosina. Work rate alto alto, perfetto, ecco appunto, dicevo ragazzi. Come indice di ibridabilità da 1 a 3, anche qui un 2,5 con il Portogallo, Roma, Serie A. Come alternative, Barella, Toz Moments, anche Ferguson, che ho provato insieme, e i due sono abbastanza simili. Il prezzo dell'SBC di 370-380 mila crediti. Ma venendo alle conclusioni, mio voto per questa carta, ragazzi, sono 8,5. È da fare, se vi state facendo una full serie A, assolutamente sì. Se cercate qualcun altro a centrocampo, potete trovare proprio il top top player. Potete optare per qualcun altro, però poi sono più costosi. Veniamo a Lookman. Lookman che comunque è un po' così, nel senso... C'è quella partita che è un fenomeno, l'altra partita che è un po' meno, ovviamente dipende come giocate anche. Prezzo dell'SBC siamo sui 130-140 mila crediti. Un SBC che secondo me è assolutamente da fare per la sua incredibile tripletta in Europa League che ha portato l'Atalanta alla vittoria. Può fare l'esterno destro, la seconda punta, l'ala destra, l'attaccante.
Insomma, ci sa fare. 5 di skill, 5 di debole, alto normale come Warcraft, velocissimo, bravissimo nel tiro, anche se a volte o ero io che caricavo troppo, mi prendeva un po' troppe traverse, onestamente parlando. Cioè, troppi pali prende, troppi pali, non so per quale precisione. Bravissimo sotto l'aspetto del dribbling, mi piace molto, si scansa l'uomo. Ahimè, pecco un po' nella forza fisica. Questo un po' lascia a desiderare. La resistenza invece per me è elevatissima, 90, ma te la regge tranquillamente bene tutta la partita, anche andando in velocità al 90esimo. Ragazzi, va benissimo il colpo di testa. In carta è buono, però purtroppo non avendo tutta questa elevazione, tutta questa, scusatemi, altezza, lascio un po' il tempo che trova. Lui può ricevere altri upgrade? No, ragazzi, perché ha vinto già la finale. Non capisco perché l'abbiano fatto così, ma vabbè. Tiro potente plus, primo controllo plus e tecnico plus. Nel dribbling, per lo più, e nel tiro, ovviamente. Quindi questi due sono i fattori principali. Come alternative, assolutamente un bel Lautaro Martinez Toz, un Dybala Toz. Qua sto vedendo un po' anche qui, vediamo se c'è qualcun altro della Serie A. Mi pare di. Vabbè, Lautaro Martinez Toz, ho detto. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta, ragazzi, 8,5 SBC, assolutamente da fare. A prescindere. Ma ditemi voi cosa pensate di questa carta, di queste carte, di queste review. Se vi sono piaciuto, lasciate un mi piace, un commento, una condivisione. Con Giovispo, vi saluto e vi ringrazio. Sciobelli.